Verso la fine dello scorso mese di maggio, la strada regionale 53, quella per intenderci che, dalle nostre parti, collega Annone Veneto a Portogruaro, è stata oggetto di alcuni lavori di manutenzione. Veneto Strade S.p.A., la società che dal 2001 gestisce questo tratto stradale precedentemente di competenza dell'ANAS, ha provveduto a dipingere di bianco i cordoli delle aiuole, degli incroci stradali che intersecano questa strada regionale. Sicuramente ora questi incroci sono più visibili da parte degli automobilisti, anche perché il precedente color giallo con cui erano stati dipinti i cordoli era quasi del tutto sbiadito. Dopo aver attraversato l'incrocio semaforico della frazione di Sumaga, in direzione Portogruaro, si giunge presso la cosiddetta rotatoria degli Alpini, perché in passato la manutenzione del verde della rotatoria era stata affidata da alcuni alpini in congedo. Una volta entrati in questa rotatoria, la prima uscita, un po' defilata, conduce ad una strada comunale, via Masata, la quale porta al centro di Sumaga. Come potete vedere dalle immagini, inspiegabilmente i cordoli di questa piccola aiuola non sono stati dipinti. Era forse finito il colore, forse l'uscita conduce ad una strada comunale, ma se quest'ultima fosse la ragione, allora non si spiega perché subito dopo, presso l'incrocio con via Colombo, anch'essa strada di competenza del comune di Portogruaro, i cordoli sono stati tutti dipinti di bianco. Per far luce su questo caso mi rivolgo all'assessore regionale alla viabilità Renato Chisso, conosciuto come l'assessore del fare, che recentemente, guarda caso, ha inaugurato una nuova rotonda ed ha tolto fisicamente un semaforo sulla Treviso Mare all'altezza di Meolo. Vorrei poi chiedere all'assessore Chisso come mai da mesi non è più stato ricollocato sulla strada provinciale 14, in località Levada, un cartello stradale che segnalava il pericolosissimo incrocio con la tangenziale Mattei, quest'ultima di competenza dell'ANAS. A tal proposito ricorda l'assessore Chisso il suo interessamento per sanare, entro fine anno, questo buco nero della viabilità portoguarese con l'introduzione di una rotatoria. Bene, conosco bene, qui abbiamo già attivato il progetto, ormai sta per essere completato, un po' di risorse le riusciamo a trovare per sistemare questo che è sul serio un punto nero della viabilità dove succedono degli incidenti. Quello che avevamo promesso lo stiamo mantenendo, il progetto è già in lavorazione. E lì i tempi in questo caso quali credo sono? Che i cantieri sono per la seconda metà del 2001 di quest'anno. Ci mandavano anche la foto di questo incidente, incidente appunto così, è un luogo così pericoloso? Sì, è uno dei punti, come dire, dei punti neri della nostra viabilità, i tanti punti neri anche se stanno in diminuzione rispetto a qualche tempo fa. Come avrete capito, molti, definiamoli così, disguidi accadono perché la viabilità è gestita da una pluralità di enti che spesso purtroppo non collaborano fra loro. Volete un esempio? Una volta usciti dal casello autostradale di Portogruaro, se ci dirigiamo verso il centro di questa città, dovremo percorrere la strada provinciale 251, meglio conosciuta come Viale Pordenone, che interseca dapprima una via comunale in una piccola rotonda, per poi congiungersi, questa volta in una rotatoria molto ben più grande, con la tangenziale Mattei. Ebbene, queste due rotatorie, che a buon diritto rappresentano le porte d'accesso della nostra città, non sono ornate da piante o fiori, come invece avviene per le rotatorie di San Nicolò e quella di Via Stadio, solo per fare due esempi. Il sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, ha chiesto alla provincia di Venezia e all'ANAS di dare la possibilità al proprio comune di intervenire sulle rotatorie di loro competenza, se loro non ci riuscivano. Per ora ANAS e provincia né fanno né autorizzano a fare e di questo il sindaco è molto seccato, perché all'entrata della città viene data così un'immagine negativa. Speriamo che in futuro le cose migliorino. Chiudo questo mio servizio sulla viabilità locale
mostrandovi la spoglia rotonda presente in via Zappetti, nei pressi dell'ospedale cittadino di Portogruaro. Anche qui, con un po' di impegno, magari trovando uno sponsor vivaista, si potrebbe rendere più piacevole alla vista questa rotatoria.